Signore e signori, un cordiale saluto a ciascuno di voi. Un saluto particolare a coloro che soffrono nel corpo, nello spirito. Un cordiale saluto anche a coloro i quali sono prigionieri. Prigionieri nel corpo, ma non esistono oggi soltanto i prigionieri del corpo. Esistono i prigionieri dello spirito. L'occasione è la crisi attuale. Crisi che spinge molti a veder grigio. Crisi di fronte alla quale non tutti vedono una soluzione, crisi di fronte alla quale dunque si ha la disperazione. La disperazione è la morte, non soltanto dello spirito, ma spesso si è tentati di farla finita con la vita e coi suicidi, e coi suicidi di oggi. Ma di fronte alla disperazione c'è una virtù opposta, la virtù della speranza. Ecco, la trasmissione di oggi è per te e per me un'occasione per rinnovare la nostra speranza. E alla fine vedremo perché. Vediamo adesso qual è il titolo della nostra trasmissione. Vediamo. La correzione fraterna è un obbligo soltanto dei prelati e della Chiesa? Ecco qui il titolo di oggi. La correzione fraterna. Siamo arrivati alla correzione fraterna, questa puntata sulla correzione fraterna, avendo iniziato a trattare della correzione fraterna nella sua estensione, nella sua totalità, seguendo Tommaso d'Aquino. Abbiamo avuto l'occasione per trattare della correzione fraterna quando nella Quaresima il nostro Pontefice, Sua Santità Benedetto XVI, ne ha trattato. E quanto alla correzione fraterna abbiamo visto già due cose essenziali. Abbiamo visto primo che la correzione fraterna è un atto di carità, è un'elemosina spirituale. Secondo, abbiamo visto che la correzione fraterna è un atto di precetto, cioè è un atto doveroso, nel senso che interiormente bisogna sempre essere pronti a fare la correzione fraterna. Oggi ci chiediamo, visto che la correzione fraterna è un atto doveroso, è un atto d'obbligo. Quest'obbligo spetta soltanto alla Chiesa, spetta soltanto ai prelati, oppure spetta anche a te e a me? E vediamo subito, seguendo il metodo di Tommaso d'Aquino, vediamo gli argomenti opposti per arrivare alla verità. Spada contro spada si accuminano le punte. Vediamo il primo argomento, vediamo. La correzione fraterna è obbligo della sola Chiesa. 1. L'argomento di San Girolamo. Ecco qui. Secondo questo argomento, sembrerebbe che la correzione fraterna di chi sia obbligo della sola Chiesa, dei soli prelati. Perché? Perché San Girolamo dice questo: ai sacerdoti raccomando ciò che raccomanda il Vangelo, cioè: se il tuo fratello pecca contro di te, prendi il tuo fratello e correggilo. Dunque, secondo questo argomento, sembrerebbe che ai sacerdoti, ai prelati, alla sola Chiesa, sia d'obbligo di fare la correzione fraterna. Ma, oltre a questo argomento, ce n'è un altro che vuole dimostrare la stessa tesi. La tesi, ripetiamo, per cui è un obbligo la correzione fraterna della sola Chiesa, dei soli prelati. Vediamo l'altro argomento, vediamo. L'argomento dell'elemosina corporale. Ecco qui un secondo argomento. Che cosa vuol dire l'argomento dell'elemosina corporale? Beh, vuol dire questo. Abbiamo detto che la correzione fraterna, che cos'è? È una elemosina spirituale. Ma non è forse vero, potresti dire tu, che l'elemosina corporale è fatta da coloro i quali sono superiori nelle ricchezze, superiori negli averi? Certo, è così. E allora anche, potresti dire tu, la correzione fraterna deve essere fatta da chi? Da coloro i quali sono superiori in che cosa? Nelle cose spirituali. Chi sono i superiori nelle cose spirituali? Beh, i superiori nelle cose spirituali sono i prelati, i superiori nelle cose spirituali sono coloro i quali appartengono alla Chiesa. Dunque la correzione fraterna, secondo questo argomento, deve essere fatta soltanto dalle persone della Chiesa, soltanto dai prelati e non da te e non da me. Ma è questa la verità?
vediamo, contro questo argomento se ne pone uno in contrario a far guerra, vediamo. In contrario, il decreto di Graziano, tanto i sacerdoti quanto tutti gli altri fedeli. Cosa vuol dire questo? È Graziano che parla, tanto i sacerdoti quanto tutti gli altri fedeli devono avere cura di che cosa? Devono avere cura di fare la correzione fraterna, perché nella speranza che coloro i quali vengono corretti si emendino e, se non vogliono emendarsi, siano messi da una parte. Dunque, ecco, da questo argomento si comprende l'esatto opposto di quello di prima, cioè si comprende che la correzione fraterna non è obbligo soltanto dei prelati, ma è anche obbligo di tutti i fedeli, cioè di te e di me. Ma di fronte a questi argomenti contrari, qual è la verità? Vediamo. Dimostrazione. Come si è visto, ci sono due tipi di correzione. Ecco qui, di fronte alla serie di argomenti opposti, la tua e la mia mente rimane imbrigliata. Qual è la verità? La correzione è soltanto della Chiesa, deve essere soltanto della Chiesa o anche tua e mia? Ecco che Tommaso d'Aquino, dottore comune, dottore dell'umanità, doctor humanitatis, viene incontro a te e a me ed egli dice: esistono due tipi di correzione. Quali sono questi due tipi di correzione? Analizziamo la prima. La prima correzione è che è un atto di carità. Quale scopo ha questa correzione? Essendo un atto di carità, allo scopo di emendare, di aiutare il fratello a rimuovere da sé l'imperfezione per andare libero e felice avanti nella strada che sia verso la felicità, cioè l'incontro con Dio. Di che mezzi si serve questa correzione? Tu, quando correggi un fratello, in che modo lo fai? Quale strumento usi? Usi lo strumento dell'ammonizione. Ma ti conviene fare questo? Tu hai scelto questa strada, ma è per te un bene vero e un bene apparente. Dove ti porta questa strada? Ecco, si serve dell'ammonizione, si serve dell'istruzione del fratello per amore del fratello. A chi spetta questo tipo di correzione fraterna? Beh, evidentemente questo tipo di correzione fraterna spetta a tutti coloro i quali abbiano la carità. Cosa vuol dire tutti coloro i quali abbiano la carità? Tutti coloro i quali vogliano il bene del fratello, dell'amico, della persona che è loro vicina, della persona che è loro affidata. Vogliano cioè al fratello, alla persona affidata, il bene massimo, l'incontro con Dio, la vita eterna, la felicità eterna a cui tu ed io ed ogni persona in quanto tale è chiamata. Qui c'è la dignità della persona. Bene, secondo tipo di correzione. Esiste una correzione che è un atto di giustizia. E questo lo abbiamo visto sin dagli inizi e Tommaso dice come abbiamo già visto e detto. Questa correzione, che è un atto di giustizia, a chi spetta? Spetta a tutti coloro i quali spetta far giustizia. Com'è questa correzione? Questa correzione è per il bene non del singolo, ma per il bene comune. Di che strumenti si serve? Non soltanto dell'ammonizione, ma talvolta, quando l'ammonizione non è sufficiente, si serve della pena. E a chi spetta, abbiamo detto, questa correzione? Abbiamo detto che spetta a coloro i quali devono esercitare la giustizia all'interno della Chiesa ai prelati e nel campo della vita sociale ai giudici e a coloro i quali hanno il dovere di giudicare. Quindi, alla luce di questa distinzione, noi, capiamo bene, abbiamo la possibilità di risolvere, di mettere in ordine tutte le apparenti contrarietà. Vediamo. Anche nella correzione fraterna il dovere della Chiesa è più grave. Ecco qui, ricorderete l'argomento di San Girolamo. Raccomando ai sacerdoti, se il tuo fratello sbaglia con te, di riprendere il tuo fratello, di fare la correzione fraterna. Dunque, secondo questo argomento, sembrava che la correzione fraterna fosse compito di chi? Soltanto dei prelati, soltanto della Chiesa. E cosa dice qui Tommaso d'Aquino, dopo aver distinto i due tipi di correzione, quella fraterna e quella di giustizia? Lui dice: San Girolamo non vuole dire
che la correzione fraterna sia compito soltanto dei prelati, quando dice mi raccomando ai prelati. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che specialmente sui prelati incombe il dovere di farla, cioè in un modo tutto speciale. Perché in un modo tutto speciale? Beh, come nelle cose materiali, ognuno è tenuto a provvedere coloro i quali gli sono più prossimi. Per esempio, se tu sei un padre di famiglia, sei tenuto in un modo speciale a provvedere ai tuoi figli. Allo stesso modo nelle cose spirituali si è tenuti a provvedere chi? Coloro i quali ti sono più prossimi. Ora, chi è che deve avere cura spirituale del mondo sulla terra per mandato di Dio? Deve averne la Chiesa Cattolica. Ecco qui la Chiesa Cattolica che ha nei suoi membri un obbligo particolare della cura spirituale dei propri figli. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che di fronte agli errori del singolo, di fronte agli errori della società, di fronte all'errore della città, penso ai vescovi, di fronte all'errore della ragione, delle regioni, di fronte all'errore delle intere nazioni, la Chiesa ha un dovere specialissimo di intervenire e di correggere gli errori. E grazie a Dio che c'è questa correzione, perché sebbene per molti uomini questo possa sembrare qualcosa di non appetibile, di ripugnante, tuttavia noi vedremo alla fine della trasmissione che questo per te e per me è un motivo di grande gioia, di grande letizia, di grande speranza, proprio quando, proprio nei momenti e nelle circostanze più avverse, più buie, come i momenti della crisi attuale. Bene, vediamo adesso la risposta alla seconda difficoltà. Vediamo. Perché il ricco soccorre materialmente? Ecco qui. Qui abbiamo la risposta alla seconda obiezione. La seconda obiezione diceva questo, ricordiamolo brevemente: colui il quale soccorre un altro materialmente è superiore nelle cose materiali. Dunque, anche nelle cose spirituali, chi è superiore deve soccorrere gli altri con la correzione fraterna. Chi è superiore? La Chiesa. Dunque è obbligo solo della Chiesa. Cosa risponde Tommaso d'Aquino? Tommaso d'Aquino dice: chi è ricco nelle cose materiali, perché soccorre? Beh, soccorre perché evidentemente è in grado di soccorrere. E allora cosa vuol dire? E allora questo vuol dire che chiunque sia in grado di soccorrere un altro nel suo peccato, nel suo errore, costui è in grado di fare, di soccorrere il fratello, è in grado di fare la correzione fraterna. E come si fa a capire se tu sei in grado di soccorrere il tuo fratello? Ecco qui, Tommaso d'Aquino dice questo: chiunque conserva il giudizio della ragione corretto intorno all'errore del fratello, costui, proprio perché ha il giudizio della ragione corretto, è in grado di soccorrere il fratello. Pensiamo ai nostri tempi. Quante deviazioni, guardiamo le famiglie come sono distrutte, guardiamo la povertà spirituale che ci contraddistingue, e ricordiamolo sempre, la povertà spirituale è sempre premessa per la povertà materiale. Di fronte a questa povertà spirituale, uomini con uomini, donne con donne, famiglie distrutte, bambini allo sbaraglio, alla droga, persone che non hanno più valori, sembra che l'antropologia umana, il valore della persona, sia quello della psicologia odierna, dell'antropologia odierna. Cosa vuol dire antropologia? La visione dell'uomo, qual è? Quella di Freud. Sembra che il fine ultimo della vita umana sia l'atto unitivo. Anche i cani, anche gli animali si uniscono, ma l'atto unitivo dell'uomo e della donna è qualcosa di più elevato. Ecco dunque, di fronte a questo turbinio di passioni, di che cosa ha bisogno l'umanità? L'umanità ha bisogno appunto di che cosa? Di un giudizio sano, di un giudizio retto intorno alle devianze, ai comportamenti devianti. E allora di qui abbiamo detto agli inizi ci sono motivi di speranza. Perché ci sono motivi di speranza? Vediamo. La speranza, la prolusione del Cardinal Bagnasco.
ecco qui, tu dirai che relazione esiste fra la correzione fraterna e la speranza di cui tu hai accennato agli inizi. Beh, la relazione è questa. È compito della Chiesa fare la correzione fraterna, è compito, scusate, della Chiesa informare tanto il singolo quanto le nazioni. Ecco qui che il Cardinal Bagnasco aiuta te, membro della Chiesa, della Conferenza Episcopale Italiana, capo della Conferenza Episcopale Italiana, aiuta te e me a vedere, ad avere una intelligenza del presente, a visitare la memoria del passato per risolvere il problema e dare a te e a me motivi di che cosa? Motivi di speranza. Bene, la situazione oggi è problematica. Dice il Cardinal Bagnasco, come si è arrivati a questa situazione? Memoria del passato, ricordiamo. E lui dice, ricordiamo soltanto pochi decenni fa, quando in Italia si lavorava per poter raggiungere un grado di sopravvivenza soddisfacente. Come si lavorava? Si lavorava intanto all'interno di una cultura, di una morale. Morale cosa vuol dire? La morale non è qualcosa di oppressivo dall'esterno. La morale è mos, che abito indosso io per andare dove? Non perché sono obbligato, ma perché voglio raggiungere la felicità. Ecco, la morale prima era diversa. L'uomo doveva raggiungere Dio, aveva la famiglia accanto a sé e doveva portare la famiglia a Dio. Il lavoro per la famiglia, non per i vizi, e la famiglia per i valori, per Dio. Questa è la morale, detta in tre parole. Quindi prima l'Italia, ripetiamo, era in uno stato in cui aveva bisogno di rialzarsi, di sopravvivere, si lavorava tutti insieme per raggiungere che cosa? Quello stato di superamento del male, di superamento della povertà, che contraddistingueva l'Italia dopo la guerra. Come si lavorava tutti insieme, quanto si lavorava? Nocte die, non si badava l'ora, si cercava di superare il male e ci si è riusciti. Quando ci si è riusciti, poi ci si è ricordati del passato. Ecco qui una cosa che è importante per te che ascolti e per me che parlo. Figlio mio, vuoi essere saggio, dice il Padre Eterno, non dimenticare mai il punto di partenza. Si è superato con l'aiuto di Dio, con il lavoro, si è superata la povertà, si è arrivati al punto in cui l'Italia è stata una delle potenze maggiormente in evidenza nel contesto mondiale. Si è arrivati a questo punto e poi si è dimenticato. Si è dimenticato e dove si è caduti? Nel consumismo. In che cosa consiste il consumismo? È semplicissimo. Il consumismo consiste nel chiamare fine ciò che è mezzo. Cosa vuol dire chiamare fine ciò che è mezzo? Esistono due verbi in latino, uti e frui. Cosa vuol dire uti e frui? Utilizzare, uti e frui, fruire, gioire, avere vera gioia del fine, avere felicità. Uti, utilizzare, raggiungere, utilizzare i mezzi che servono per il fine. Il denaro non è il fine della vita umana, il denaro è un mezzo e quando tu lo abbia è una cosa ottima, a condizione che tu ed io ne usiamo bene, per fare il bene della tua famiglia, di chi ti sta accanto, per essere equo, per essere giusto. Allora il denaro va bene, quando è un fine a se stesso, esso è contro natura. Il consumismo, utilizzare denaro per utilizzare denaro. Si sono persi tutti i valori e si è arrivati allo stato di oggi. Oltre alla schiavitù interna del denaro, ci sono, dice il Cardinal Bagnasco, delle servitù esterne. Beh, se fallisce, fallisce una ditta. Lo Stato può fallire, lo Stato non può fallire. E allora ecco le dipendenze internazionali. Ecco che si cade in nuove forme di schiavitù, dice il Cardinal Bagnasco, come quelle attuali, quali? Quella di una speculazione finanziaria senza alcuna pietà, una speculazione finanziaria che è anonima spesso,
che ha una mano ferrea, che è voluttuosa e pone l'intero universo dove in soggezione. Vuol far vedere che la politica è insufficiente, la vuol rendere derisibile, prenderne il posto e così l'effetto tutti schiavi. Di fronte a questa schiavitù, il grigiore odierno. E nonostante questo, dice il Cardinal Bagnasco, allora si è lavorato, si è raggiunto il benessere, lo si è usato male, si è caduti nella schiavitù attuale. Tu ed io siamo autorizzati a disperare? Tu ed io non possiamo disperare. Perché? Perché ci deve essere una speranza fondante, una speranza che sia ragionevole. Questa speranza per te e per me qual è? La speranza è Dio. Dio ti ha creato, Dio non può non darti tutte le occasioni e i mezzi perché tu sopravviva se tu vuoi. In Europa ricorderete che si sono volute mettere da parte le radici cristiane. No, non più radici cristiane. Si è voluto fare a meno di Dio. E guardate l'uomo, e questo è un timbro illuministico, cioè dell'uomo che pensa di poter prendere il posto di Dio mediante la dea ragione, e guardate dove si è arrivati allo stato attuale. E allora cosa dice il Cardinal Bagnasco? Speranza, non puoi morire dentro di te nello spirito, non puoi ammazzarti nel corpo. Del resto, non è forse Gesù che dice senza di me non potete fare niente, non potete far niente di buono, se anche farete qualcosa è un apparente bene perché non vi servirà. Dunque, dice il Cardinal Bagnasco, il presidente della CEI, dice questo: ci troviamo in un momento in cui la crisi è epocale, è una crisi essenziale, è una crisi remota, è alle crisi essenziali puoi tu dare mezzi secondi, mezzi accidentali, no? Tu devi dare mezzi essenziali. Allora l'invito è per tutti noi. Ripartiamo da Cristo. È vero che senza di Gesù, senza di Cristo, senza Dio, senza Gesù che è il Dio che si è fatto uomo per insegnare a te e a me come dobbiamo essere virili e uomini, è vero che senza di Lui tu ed io non possiamo fare niente, le nazioni non possono fare niente, ma è anche vero che Gesù è misericordioso, è l'espressione del nostro Dio Padre, come parla un bambino, un fanciullo con il Padre: Padre, sono in questa difficoltà, dammi una mano. È anche vero dunque che con Gesù possiamo fare ogni cosa, perché Dio è con noi. Con Gesù possiamo avere la luce del Verbo attraverso cui è stato fatto l'universo. Con Gesù possiamo avere la potenza del Padre che ha fatto ogni cosa. Con Gesù possiamo avere l'amore, l'amore dello Spirito Santo con cui, quando anche riusciamo nelle nostre imprese, essendo stati illuminati da Dio, avendo avuto la potenza da Dio, usiamo tutto questo non per un egoismo, non per sottomettere le nazioni, ma per il bene degli altri. Chi ci insegna tutte queste cose? Da dove arriva la correzione fraterna? Da dove ci arriva la dottrina? Da dove ci arriva l'elemosina spirituale? Io credo che la Chiesa sia madre, non soltanto perché se oggi mi trovassi senza un pezzo di pane potrei andare alla Caritas e trovare un piatto di minestra, ma sia madre proprio perché a te e a me dice sempre la verità, non soltanto le verità di ordine metafisico, non soltanto le verità teologiche, ma le verità sul momento contingente. Nessuno più della Chiesa conosce le filosofie erronee, nessuno più della Chiesa ha esperienza, esperisce nei vari luoghi della terra che cosa accade, nessuno più della Chiesa vuole il bene tuo e mio dell'uomo, nessuno più della Chiesa ha da Dio l'aiuto per poter aiutare l'umanità. Dunque, una crisi epocale. Bene, alla crisi epocale dalla crisi epocale tu ed io non ci facciamo sommergere. Abbiamo speranza. Dove troviamo forza? Nella Chiesa, nei suoi insegnamenti, nei suoi indirizzi. E questa crisi, ripartendo da capo, crisi epocale con mezzi nuovi, con mezzi essenziali, noi questa crisi potremo superarla. Grazie alla Chiesa Cattolica che ci dà i mezzi di correzione. I domenicani, abbiamo qui, si vede un pezzo domenico, San Domenico. I domenicani
sono un ordine eminentemente intellettuale, è un ordine che vive di conoscenza, di intelligenza. E diceva un padre domenicano rivolto ai suoi confratelli, in Israele c'è sempre stata la superiorità perché c'era il profeta, e il brutto per Israele era quando il profeta non parlava. Quando il profeta parlava lo si seguiva e si usciva sempre, si andava nella luce. Ora, vedete, noi nella Chiesa Cattolica abbiamo il profeta. Abbiamo il profeta che ci parla, e il Papa che ci parla, e la dottrina della Chiesa che ci parla. Seguiamo questa dottrina e non vedremo mai il buio. Supereremo ogni buio. Inoltre, tu e Dio abbiamo un profeta personale, che è il confessore che tu e Dio possiamo avere, con cui possiamo consigliarci. Quando il confessore parla, è Dio che parla. Il brutto in Israele è quando i profeti non parlano. Tu e Dio abbiamo dei profeti. Amiamo la Chiesa. I sacerdoti versano il sangue per la Chiesa. Il vescovo dà la sua vita per la sua Chiesa. I vescovi danno la vita per la loro Chiesa. Il Papa dà la vita per la Chiesa. Nella Chiesa, credetemi, ci sono uomini extraordinem con la marcia in più. Che cosa vogliono? Il tuo ed il mio bene. Dunque, ringraziamo Dio che ci ha dato questi uomini, serviamoci di loro, ricorriamo a loro e andiamo avanti. Non c'è mai spazio per la disperazione nella Chiesa. Un cordiale saluto e un arrivederci a ciascuno di voi.